Io ho intenzioni serie, sai. Sono mica un farfallone che vola di fiore in fiore. Io quei tre che ho ammassato, li ho ammassati perché ce l'avevo promesso. E quando Bartolo il Monsese promette una cosa, l'è quella. A Bartolo, ma chi dice niente? Io non vedo l'ora da sci. Ma quello uscire pistola, ti dice per l'ergastolo come me. Quindi è meglio che ti dai una bella sistemata perché io sono il più bel partito che ti trovi qua dentro, eh. Ma che partito? Uè, fammi calpirla, ma lo sai che se ti metti con me qui dentro diventi la regina? Oh, ma quale regina? Qui ce ne stanno tanti meglio da me. Oh, tutta robaccia. Ti ho visto, sai, sotto la doccia, così bel paffutello, liscio, senza peli. È stato un coup de foudre, che non vuol dire colpo di fodera, ma colpo di fulmine. Oh, a Bartolo, io sono un ragazzo di famiglia sana. A me ste relazioni non mi piace. Uè, bambina, tu ti sei messo in testa, non mi farai mica questo affronto, eh? Ti ho visto che parlavi con Calabrese, sai? Il Calabrese? Ma sì. Chi ha visto per niente? E allora sei d'accordo, o mio o di nessuno. O ti faccio la festa o ti stacco la testa. Bartoluccio? Scriviamo a mamma mia. Se ci dà il consenso, famo qualche cosa. Così mi piace, danni di rischio che scrivi subito. Però prima che non risponde mamma mia, non famo niente. D'accordo, solo il bacino della buonanotte e basta. Bertarelli, Franco, in parlatorio. Meno male, mi hanno chiamato, scusi. Ciao, bella figa. Amarescià, fatemi sci. Mi hanno messo dentro alla cella con certo Bartolo del Termonzese. Me se vuoi fare, a notte dormo più, sto sempre con la schiena addosso al muro così. Ma insomma, che vuoi? Tu non hai visto niente, non sai niente, non hai sentito niente. E allora? E allora mi sa tanto che tu devi piangere il culo, 26. Vai. Sto cornuto. Iacco bastardo! Ti ha fatto male, Venticello? No, è stato un calcio regolare, li mortacci sua. Tu hai fatto i passi di campo, sì. Io squalifico la squadra. Tu squalifichi l'Usero. E ricordatevi, chi fa male al mio ragazzo, ci sono tanti cassettoni a due, finché non diventano dispari. E tu non giocarci con questi brutaloni, tu sei un'anima gentile. No, sì, io so tutto casa e chiesa. E voglio rimanere casta e puro senza sposarmi mai. Come sarebbe a dire senza sposarti mai? A meno che non trovo l'uomo dei miei sogni. Ma l'hai già trovato. Sai che facciamo? Ci facciamo trasferire al penitenziario di Porto Azzurro e ci facciamo fare una bella cella matrimoniale. Davvero? Una cella matrimoniale? Per noi due? Sì. Così dopo 25 anni ci paghiamo il mutuo e la cella è nostra? Sì. Oddio, che piacere! Oh, io te devo far uscire da qui. L'assassino sta a controllare ogni movimento. Ha già ammazzato Ambrogi. Quando quello mi stava per dar nome suo. Qua c'è un'esca. Per dargli l'occasione dei colpi ancora, capito? Se noi stiamo in campana, lo becchiamo. E quell'esca non può essere che te. Basta spargere la voce che eri sotto al letto, che l'hai visto, e lo puoi riconoscere. Che io dovrebbe fare da esca? No. Io a sto prezzo preferisco stare in galera e a mettere su famiglia. Con Bartolo il Monzese. È un bravo giovanotto e un buon lavoratore. A 26. Tu fai quello che ti dico io, d'accordo? Qua non c'è tempo da perdere, mio figlio sta per nasce, hai capito? Mo va in cella e te mangi un pezzo di sapone. Venticello, ha scritto la tua mammetta, acconsente al nostro matrimonio. Ah sì? Sì, leggi. Greggio Bartolo Monzese. Ricevette oggi stesso medesima pregiata sua in data odierna e rimanette molto commossa. Morto. Morto, molto! Ah, molto commossa, come spero anche di voi e mio figlio Franco, il quale voglio molto bene. Datosi la vostra richiesta, so contenta che si sistema e mette su famiglia. Per cui vi mando la mia benedizione col desiderio di tanti nipotini. Vostra affezionatissima suocera Clelia Marchetti. Vedo a Moriconi, Proietti e Bartorelli. Hai sentito? Ho sentito, sì, voi nipotini. E beh, che c'è di strano? Li adottiamo. Sai che facciamo? Oggi parliamo con Don Murialdo, quello che ammazzava i fedeli con le ostie avvelenate. E poi ci facciamo sposare, eh? Anche lui è qui a San Vittore. Ah, pure lui sta qui? Sono molto contento. Sì, eh? Ci facciamo sposare. E stanotte... Mamma mia!
Oddio, che dolore! Pare che già mi sento incinta.